Un singolo francobollo costa 44 centesimi di dollaro. Quanto costerebbe un rotolo da 1000 francobolli? In realtà ci sono un paio di modi di farlo e lo farò in entrambi i modi, giusto per mostrarti che tutti e due funzionano. Uno è un modo tipo più veloce, però voglio assicurarmi che tu capisca bene. Poi dopo verificheremo che ci dia proprio la risposta giusta, magari usando un modo un po' più tradizionale di moltiplicare decimali. Quindi cominciamo con 0,44, questi sono 44 centesimi, scrivo 0,44, questo è un francobollo, quindi questo qui è un francobollo, lo scrivo così, un francobollo. Ora, quanto costerebbero 10 francobolli? Beh, se un francobollo è 44 centesimi, allora 10 francobolli, puoi semplicemente spostare la virgola verso destra di un posto, quindi adesso questo zero davanti non è più così tanto utile, e quindi questo diventa 4,4 dollari, o se lo vuoi rendere più chiaro sarebbero 4 dollari e 40 centesimi. Ora, che succede se invece volessi avere 100 francobolli? Quindi 100 francobolli. Beh, succede la stessa identica idea, no? Adesso ne prendiamo 10 volte di più e quindi spostiamo la virgola a destra un'altra volta. E quindi 100 francobolli ti costano 44 dollari, 44 e 0 centesimi. Per questo dovrebbe avere senso, perché se un francobollo è 44 centesimi di un dollaro, allora 100 francobolli saranno 44 centesimi di 100 dollari o 44 dollari. O la potresti vedere come abbiamo semplicemente spostato la virgola di un altro posto. Quindi se vogliamo 1000 francobolli, spostiamo la virgola a destra ancora una volta. Quindi spostare la virgola a destra è l'equivalente di moltiplicare per 10 e quindi diventano 444 dollari. Potremmo metterci un altro zero alla fine, giusto per mettere in chiaro che non ci sono centesimi. Ora, se lo vuoi fare velocemente, potresti cominciare con 44 centesimi, 0,44, e dire: guarda, non sto moltiplicando per 10, non sto moltiplicando per 100, sto moltiplicando per 1000, quindi ci metti un altro zero alla fine e sposti la virgola, insomma, da qui a qui. Sposti la virgola da qui a qui. Essenzialmente, quando moltiplichi questo per 10, per 10, per 10, è come dire che moltiplichi per 1000, no? 10 per 10 per 10. Perciò questo diventa 444 dollari. 440. Quindi verifichiamo se funziona nello stesso identico modo anche moltiplicando nel modo tradizionale in cui moltiplichiamo i decimali. Quindi se hai 1000 per 0,44, per questi 44 centesimi, 0,44. Allora, qui parti da 4 per 0, 4 per 0 fa 0, 4 per 0 fa 0, 4 per 0 fa 0, 4 per 1 fa 4. O semplicemente potresti dire: questo era 4 per 1000 e quindi fa 4000. Poi ci spostiamo di un posto, quindi ci aggiungiamo uno 0. E di nuovo hai 4 per 0 fa 0, 4 per 0 fa 0, 4 per 0 fa 0, 4 per 1 fa 4. E quindi abbiamo appena fatto 4 per 1000, questo qui è 4000, se non includi questo 0 che avevamo sommato all'inizio, perché stavamo andando un po' a sinistra. E poi non ci rimane niente, non ho ancora pensato alla virgola per adesso, eh. Per adesso l'ho visto come 1000 per 44, la virgola l'ho ignorata. E quindi se fosse stato 1000 per 44, avremmo avuto 0, 0, 0 più 0, 0, 0 più 4, 4, 4 più 0, 0, 4. E poi quindi se ignori la virgola, questo ha senso, no? Perché 1000 per 4 fa 4000, poi quest'altro 4 fa sempre 1000, però viene 40.000 e quindi otterresti 44.000. Probabilmente questo non è 44, questo è 44 centesimi. E quindi abbiamo due numeri dietro la virgola, fra tutti e due questi qua, e quindi dobbiamo mettere due numeri dietro o alla destra della virgola nella nostra risposta, e quindi 1 e 2, eccoli qua, e perciò di nuovo otteniamo 440 dollari per 1000 francobolli.